Mio frassica. Pensa un po', perché ormai più al di fuori di questo programma si parla di nuove leghe, di nuove Champions, e più noi andiamo nella nostalgia. E infatti oggi Mino Junco, che abbiamo deciso che è Mino Junco. Ciao Mino, Ciao buonasera. Mino. No. No, Innanzitutto grazie e scusa perché purtroppo sono a parlare di calcio con gente come Fabrizio, però per il resto. esatto. Vabbè, ma mi sono lavato oggi, quindi non... Prendo Oggi tutto la doccia, ragazzi. Non voglio... Come stai, Mino? Diciamo si poteva stare meglio, no? Visto sta pandemia così, però se se Oh. ne esca prima possibile, ragazzi, perché veramente è un delitto. Già. Oh. Speriamo, sì. Che Capitano. fai ora, Mino? Niente, adesso mi occupo della mia attività, che ho delle locazioni turistiche qua a Verona. E nello stesso tempo ho aperto un'accademia di tecnica coordinativa per i ragazzi, Ah. qua a Verona. Diciamo che non siamo, e poi sono soprattutto con i miei figli. Dopo tanto tempo che non sono stato con loro, me li sto un po'. Ecco. Godendo. Ci Giustamente. sta. Una domanda velocissima. Sulla tecnica Vai, vai. coordinativa c'è un limite di età o ti possiamo mandare qualche giocatore della Juve? Ok, grazie. No, perché se no, Daniele, io aspetto Fai, che ti fai, carta bianca. Abbiamo 3-4 nomi subito pronti. Abbiamo 3-4 nomi che farebbero sicuramente, trarrebbero beneficio, quindi... Non Danilo, però. Non Danilo, Assolutamente no, assolutamente. assolutamente No, no. Quest'anno lo teniamo con noi, Danilo, quest'anno lo teniamo con noi. Assolutamente. Quindi facciamo, vai, No, di. su Twitch non va la diretta, Siamo in normale? diretta, infatti. Sì. Daniele, non siamo in Lo so, diretta. ci organizziamo qua Secondo me era l'ospite. partita e poi si è fermata. Vabbè, comunque. Vabbè, Noi non ci fermiamo di fronte a non so, niente. io ci ho Magari scritto termine fermarsi. alla diretta, come se siamo in diretta, però Vabbè, aspettiamo, vabbè, allora. arriverà, Prima arriverà, cosa. arriverà. Si spera. Quindi sei rimasto a Verona, insomma. È il primo amore che dopo il Brindisi. Bravo. A Brindisi difficilmente la scordi. A parte che, ti dico, ci sono i miei genitori, c'è tutta la mia famiglia là. Qua io sono qua con mia moglie e i miei figli, non c'è nessuno. Quindi quando si può si scende ben volentieri. Cioè, ritrovarsi e fare la rimpatriata anche con voi, cioè, una cosa sembra strana, no? Ma poi piano piano si entrano in discorsi anche brindisini, no? E la cosa Voglia. quella della diretta è questo, si toccano un po' parecchi punti. Ma quindi facciamo un attimo il salto temporale, cioè dal momento di quella famosa doppietta contro il Bologna. La domanda che ti volevo fare è: tu eri già nel mirino di qualcuno o è tutto è scattato da quella partita lì? No, io praticamente prima di quella partita lì andavo un po' in giro io facevo prima la scuola calcio di Benarrivo. Mamma mia. Quindi ero Sì. sotto la Madonnina, ero là, e quindi poi per varie circostanze poi hanno chiuso e ci siamo trasferiti un po'. È vero pure che io comunque stavo sempre o Rione Paradiso o Sant'Elia, all'Axi e tutte queste, la vecchia Axi, quindi io giravo un po' tutto, anche perché essendo che mio papà giocava, ero sempre quasi sempre con lui. Poi è capitato che c'era un allenatore dell'Axi che è andato al Brindisi a fare la cosa, e ci ha voluto un po' tutti là, no? Tutti quei ragazzi ci ha portato un po', ci ha spostato di là. E da là è incominciato. Poi subito dopo ogni tanto mi portavano in prima squadra per fare un po' di numero. Poi diciamo mi sono un po' destreggiato bene e sono venuto fuori, ecco. Vabbè. Però c'erano tanti ragazzi forti in quella squadra là, della mia squadra di giovanili, erano veramente tantissimi forti. Pensa che noi andavamo a Massafra, facevamo comunque un campionato particolare con la Juniores, e ammazzavamo tutti, eravamo veramente squadra. Chi eravate? Chi c'era? Ma c'era Stefano Fiume, c'era Samuel Mulino, c'era Valerio Giagnello, no, c'era un po' di tedesco in porta. Ora qualcuno me le dimentico sicuramente, mi ammazzeranno, però eravamo veramente una bella squadra. Però tu sei quello che ha fatto più strada di tutti. Eh sì, Tu hai realizzato diciamo il nostro sogno, Veramente, il sogno di perché tanti. è vero, noi Grazie. in quel periodo lì che eravamo, quanti anni avevamo? Io ne avevo 11, 12 se non sbaglio.
non di sì, più. Secondo me eravamo sì, lì. Dai, 12 cioè, anni. Vedere no, un ragazzo di 19 anni che esordisce contro una squadra di Serie A che per noi comunque a Brindisi e quando mai l'abbiamo vista e che fa una doppietta così dall'oggi. Quanti anni avevi? 19. 17, 17. Ah, ancora meno. 17, ah, ecco. Scusami. Scusami, non avevamo quindi, 15, cioè, veramente quindi. Clamoroso. Ma tra l'altro golletto, cioè vuol dire due. Porca miseria. Sì, sì. Dico... Tra l'altro ad Alex Manninger comunque Popeye, cioè, grande primo... Popeye. Non il non primo proprio Donnarumma, insomma. Ecco no, qua. Esatto, no. Non cominciamo. Siamo alle solite, eh. All'epoca... Siamo qua. All'epoca però era una grande squadra. Pensa che il Bologna quell'anno l'ha retrocesso, no? Però veniva, cioè, allenatore c'era Mazzone, Coluzzi, esatto. Bellucci, Rossi, Tare, non c'era Tare, sì. Locatelli, esatto. No, Locatelli segnò, ragazzi. Locatelli segnò. Tommasino. Madonna, sì, un gol di Piattone da 35 metri, una palla da biliardo. Chi era il portiere nostro quell'anno? Come si chiama? Era Dani, non era Dani, era Andrea Dani. No. Dani. Era Dani. Sì, sì, era Dani. Ancora lui? Ma noi sì. Sempre lui. Sempre lui. Che allora, non ci ricordiamo. È la serie che a volte ritornano. Sei sempre nei nostri pensieri. Mattacchione. Tanto. Max. Però sai, ragazzi, a volte io un po' di storie, diciamo che lo sentite, no? Un po'. Pure noi. Però a volte magari sparano anche a zero, perché magari non... No, beh, ovvio. Quello, sì. Però ricordatevi una cosa, ragazzi, se la procura non interviene, anche ai campi minori parlo, cioè nel senso che adesso come adesso, difficilmente ecco, succedono sicuramente, però... Viene subito pizzicato. Certo. Sicuramente non ha fatto una delle migliori partite sue quando siamo andati a giocare i playoff, però ci può anche stare. No, direi di no. Se non è tecnico ci può stare, meno ci mancherebbe altro, perché non è che noi siamo Beckham e Alan Shearer. Se c'era dell'altro, ecco. È stato un Beckham, ma guarda che si rovina da solo. Cioè, la cosa è che se tu devi certo. Andare a una partita che possa essere, ti ripeto, no, non ci credo quello che dicono, perché ovviamente non sei stato indagato, non si sono aperti i fascicoli, niente, quindi parliamo del nulla, però dico, come fai tu giocatore a stare bene, hai capito, con i tuoi compagni, con te stesso, non, è veramente faticoso, però sai, nelle persone non ci si può entrare. No, e poi prendiamo un palo clamoroso tipo 2 minuti dopo, quella mamma mia, Ferrone, era Ferrone, sì. La partita di Bologna, torno sempre su Bologna, io quella partita non dovevo giocare, cioè non ero neanche nei loro pensieri, poi si fece male 2 o 3 giocatori, mi chiamarono ad andare direttamente in ritiro. Le classiche penso un po'. Sì. Però quella esultanza quella col culo di fuori perché ragazzi obiettivamente si vedeva proprio la gioia di un qualcosa di inaspettato, cioè di un qualcosa dice ma sta succedendo veramente a me, e lì ci siamo un po' immedesimati in te, è vero. Una popolazione si è immedesimata in te, lo so, a me la cosa che mi fa rabbia, sai qual è, che il Brindisi in queste condizioni, questo mi fa rabbia perché è una città che vive di calcio, passionale, vive di calcio, forse fin troppo, però è un peccato vederla nei bassi fondi, comunque in quelle categorie, perché andando a vedere proprio a livello di pubblico le cose, cioè Brindisi spostava veramente gli equilibri per una serie C. Andavamo con 10.000, 12.000, non sono pochi tutte le partite, ragazzi. No. Mino, ho sentito un'intervista di Gianvito Blasmati. Oggi, no? lui c'era 18 anni, ieri, l'altro ieri era, non è oggi, che ha detto io stavo a Brindisi nel 2004, siamo nel 2021 e la situazione è la stessa di 17 anni fa. Forse peggio. Forse no. c'era la serie C, di gran lunga. L'anno di Basmati era l'anno di Adani, quell'anno lì. Sì, c'era anche Gianvito Blasmati. Cioè, ma tra l'altro, ragazzi. Mamma mia, tra l'altro, pensa tu, noi avevamo Blasmati come terzo attaccante, anche quarto e quinto forse. Che si rompe il ginocchio, sì, ci cioè, pensa un po', mamma mia.
Sì, cioè, stiamo parlando che quell'anno c'era come si chiama? C'era Riccardo Sardelli, c'era Francioso, c'era Corona. Vabbè, Robetta. Io ero riconoscibile, ero la ciliegina. Ma tu, Mino, arriviamo subito alla domanda quella cruciale, ma tu, perché io, tipo, giù, quante volte abbiamo parlato di te, di Brindisi, no? Domanda cruciale, no, ti giuro che stavolta è seria. Okay. Tante volte parlando con quello là, con la maglietta bianca con le strisce rosse, una roba orribile, e abbiamo parlato sempre del fatto che sarebbe bello se tutti i calciatori brindisini fossero tornati a casa a giocare nella nostra squadra, no? Tu non sei mai stato vicino a tornare a un rientro? Difficilmente potresti essere profeta in patria, sai? Vero. A Brindisi soprattutto, cioè, guarda questo quello, dico io. Quello che è successo con Mino, guarda quello che è successo con Benarrivo e con gli altri anche, però ti dico, siccome che ci sono tanti giocatori, no? Tanti giocatori importanti, soprattutto Carruezzo, Benarrivo, Francioso, ci sono giocatori, fior di giocatori, cioè persone che hanno fatto la storia sia del Brindisi che a livello calcistico, perché Benarrivo sì, sì, è andato a giocare la finale del mondiale di uscito, Francioso ha fatto follie con Lecce e Genoa. Le squadre, quando è venuto a Brindisi si è messo in discussione, non era facile per lui tornare, come? Tornare a Brindisi, eh? Quindi tutte le cose, poi sai, quando sei a casa tua il tifoso è particolare, non è facile, doveva essere un po' più facile, perché però poi tutte le colpe ricadono sempre sul brindisino. Vero. Magari non sapendo tante dinamiche, tante situazioni, perché nel calcio, ragazzi, ci sono 100 milioni di varianti, ma al secondo, forse al millesimo, cioè, quindi è un peccato, però ti dico, si poteva fare una bella cosa, perché c'è Benarrivo, c'è Patentino, Francioso, c'è Patentino, adesso lavora anche Mino, lavora con il Sassuolo. Sì. Sassuolo. Sì. Ecco. No, mai parlavo di giocare, eh? Cioè, se hai mai pensato di tornare a giocare negli ultimi due anni, tipo? Sì, no, ma io guarda che ci penso tutte le volte, cioè per me Brindisi, voglio vedere Brindisi in piena, come l'ho vista quel giorno con il Bologna. Che poi non è soltanto col Bologna, ragazzi, cioè sono state tutto quell'anno. Quell'anno. Quindi forse lì c'era più effetto, perché sai, la sera, il posticipo, difficilmente trovavamo la sera, quindi poi, magari... Era tutto perfetto, c'era proprio una serata, sì, Carlo Mazzone. Sì. C'era l'avversario, veramente l'atmosfera, male, insomma. Tutto, era tutto, proprio l'atmosfera per una festa. Sì. Sì, sì. Quindi poi da lì cosa è successo a te, Mino? Cioè, nel senso, da lì ti è svoltata la carriera o poi c'è stato un periodo? Sì, noi abbiamo giocato, se non sbaglio, dicembre-gennaio. Una cosa per giù, anzi, novembre. Sì, perché tu hai finito l'anno, abbiamo finito quell'anno lì. No, io penso che sono andato a Verona io. A me mi hanno chiamato a Verona subito. Ah. E sono andato subito dopo la partita. Anzi, dopo la partita già c'erano milioni di telefonate, sono entrato in un turbinio che non era nella mia testa, ragazzi. Io ero brindisino, vivevo nel quartiere Perrino, i miei familiari sono tutti nel quartiere Paradiso. Io non ero un santo, cioè nel senso che vivevo con i miei amici. Cioè, io giocavo negli oratori, giocavo in mezzo alla strada fino alle luna di notte. Cioè, io ero questo e sono tuttora questo, perché mi piace buttarmi dentro e divertirmi con i miei amici. Quindi quando scendo e mi ritrovo in una piazzetta, una cosa, state tranquilli, se c'è una palla ci sono anch'io. Ok. Se ci serve la punta al calcetto, allora possiamo chiamarti, insomma. No, punta è facile, se c'è un centrale di difesa, una cosa, certo, non mettiamo punto. Giustamente. No. Sono andato a Verona, sono andato con la primavera del Verona, sono andato con mio padre, siamo partiti e poi ce ne siamo tornati, perché mi dissero che non ero idoneo, avevano scelto un altro giocatore e me ne sono tornato a casa con mio padre, 12 ore di treno, quindi sono tornato tranquillo, orecchie basse, ho continuato a lavorare. Lì come l'hai smaltita? No, non l'ho smaltita, perché ti ripeto, non davo, non do e non darò mai peso a tutto ciò, perché io penso che devono succedere, a prescindere, dico. Okay. L'importante è volerle. Se tu le cose le vuoi, le cerchi, allora puoi avere possibilità, no? I sogni vanno sempre coltivati. Poi
un giorno può anche capitare che passi il treno, ci sali e ci rimani, però è faticoso, cioè deve essere veramente un percorso. Io a volte veramente facevo delle rinunce, ma non soltanto io, tanti giocatori che sono arrivati facevano delle rinunce che tu, che voi magari la sera con i vostri amici o voi quattro vi trovavate una birretta, via, pizza, andare a ballare salsa e merengue in giro in qualche locale, senti un po' di musica e via. Io a volte queste cose non me le potevo permettere, ma non perché non me le potevo permettere, perché non avevo soldi, me ne potevo permettere perché la mia testa era sempre al gioco. Professionista, sì, certo. Non ero professionista, perché veramente facevo una cacciara allucinante, però per me la palla veniva prima degli amici, prima di tutto. Loro lo sapevano. L'unica cosa per poter stare con i miei amici era stare col pallone. Io devo stare con la palla. Se volete vedere, giochiamo. Non mi vedete. Estrapolo il video di Mino che parla di sta cosa, la mando a Raffaele Leao per posta elettronica. Vabbè, però... Quindi poi Mino, finisce l'anno, perché tu poi hai continuato l'anno, sì. Tu comunque l'hai finito l'anno con noi. Sono andato via. Io a febbraio... Poi sei rimasto lì. Dopo che mi hanno mandato via, c'era una neve, ragazzi, qua a Verona. La prima neve in vita mia che vedevo dopo il mare. Giustamente. Alle 5 di mattina sono arrivato, c'era una nebbia. Che non vede. Nebbia e neve a mai finire. Dico che 3 su 5 stanno, una a Reggio Emilia, una a Parma, una a Milano. Quindi nebbia ne abbiamo capito. E allora faccio sto profilo, mi mandano via e dopo un mese e mezzo mi chiamarono di nuovo e mi disse: guarda, abbiamo fatto un errore di valutazione, la nostra persona che fa la valutazione secondo noi si è sbagliato, risali su. Sono risalito su e sono rimasto poi su a Verona. Il primo febbraio 2003-2004 sono venuto su. Direi che hai dimostrato che la hai conosciuto il libro di Giulio, cioè da Hilton. Martins è un ragazzo favoloso. Pensa che quell'anno, quando io sono arrivato, mi facevano giocare. Io ero in un pastorale, pensa, un ragazzino, ma avevo messo un pastorale dove c'erano i preti, dove c'era la scuola, dove c'erano tutto. E dopo mi ci allenavo ed a un certo punto andavo a fare allenamenti, no? Perché facevo allenamenti. E dopo che successe? Successe che mi mandano in prima squadra, perché subito io facevo prima squadra e juniores, prima squadra e juniores. E quell'anno, quando io sono arrivato, poi loro sono retrocessi, l'anno prima erano retrocessi con Malesani, con Mutu, tutti gli altri, no? Mamma mia. Era un clima un po' particolare, cioè un clima... Ray. Però quell'anno con Madè feci poche presenze, perché poi ci fu Madè, subito Madè venne Ficcadenti. E l'anno di Ficcadenti incominciò a giocare, ma mi facevano cambiare in un altro spogliatoio, non con loro. Addirittura. Sì, fin quando non prendevano fiducia, ed era giusto, ed è giusto così, perché adesso chiunque ti paese, ragazzini che vengono, ti mandano a quel paese anche persone comunque navigate, ai senatori. Così, prima ti dovevano la loro fiducia. Quando mi sono guadagnato la loro fiducia, poi... ero dentro, abile, arruolato. Beh, un po' ma tu hai giocato con Mario Frick? Però anche Frick, sì. Mamma mia. Che giocatore. Che nazione, perché lui rappresenta la sua nazione. Il re. Assolutamente. Le vise fantastiche quando gioca Mario Frick. Ma sei veramente... Secondo me questa l'hai sentita in qualche discoteca di... No, c'era la maglia. Ma comunque... Di cosa vi occupate? Noi siamo una meccanica di precisione. Guarda, noi siamo... Lavoriamo fuori. Noi andiamo praticamente su svariati settori, copriamo. Esemplifico, Giulio ruba le cose da Amazon, perché lavora da Amazon e fa gli ordini. Quindi se serve la televisione, una cosa... Giulio, un 50 pollici, mandalo qua. L'ha promesso anche a Leonardo Perez. Lo conosci Leonardo Perez? Mai ricevuto. Daniele ruba il gas, quindi se ti arriva la bolletta il gas è colpa. È il rame. Nicola, non si è mai capito. Sono un grande allenatore su Football Manager. Ah, beh. E tra l'altro vorrei... Sì, no, c'è un piccolo aneddoto, perché io...
avevo concentrato tutto il mio progetto tecnico su Mino Junco quando allenavo il PDC, però non ha voluto rinnovare e mi sono... niente, pure a Football Manager se ne andavo. Andò malissimo. Allora, piccolo aneddoto. Quindi poi, nell'anno lì chi c'era poi? Dove? A Verona, perché poi tu sei passato dall'altra sponda dopo. No, ma dopo 6 anni sono passato dall'altra sponda io. Dopo? Dopo 6 anni. Dopo Verona poi sei passato... Sono passato dall'altra parte, ho vinto subito il campionato dalla BLA, perché l'anno che sono arrivato io sono retrocessi, ma abbiamo vinto subito. Sì. Ma come si affronta, cioè, tra i veronesi, come si affronta questo passaggio? No, non troppo. C'è gente che l'ha vissuta male, perché l'hanno vista male, però comunque, sai, era il capitano del Verona, poi prende e vai al Chievo, cioè, non l'hanno visti bene, 2 o 3 non li hanno visti bene. Io devo dire la verità, mi hanno sempre trattato con massimo rispetto, non mi hanno mai fatto pesare il fatto che sono, ogni tanto qualche battuta, ma ci sta. Vabbè. Però diciamo che la squadra della città è il Verona, è l'Elas, c'era anche la Marietta. Esatto, sì. Questo è il tuo onore, amico. Quello è il Lecchino, esatto. Quello è il Lecchino di turno, Mino, quindi devi, esatto, sapere. Quello, ecco, lui non ha mai chiuso. Non cambia la tattica. Sta tirando, ragazzi, il pubblico, no, di Verona adesso. Esatto, e devo cambiare la tattica, devo non mettere la maglia di dove hanno giocato gli ospiti, così poi dico, se c'è la maglia, mi faccio dalla maglia, devo cambiare la tattica. Vabbè, chiudiamo questa parentesi. Mi blocco subito. Voi dovete capire una cosa, io le mie maglie... i miei figli presenti che stanno girando dappertutto, io le mie maglie, non ho neanche una mia maglia, mi faccio schifo. Ma perché le hai regalate? No, la dovevi conservare per me. I miei amici, i miei cugini, i miei familiari, tutti. Io, zero. Gli ho chiesto le maglie, per favore mi date qualche maglia mia indietro a mio padre magari, no? No. Perché gli do... mio padre ha detto no. Vabbè, ma no. Per i tuoi nipoti. No. Niente. Mirko, mi dispiace per te. Prendi stretti. Io sto chiedendo. Puoi andare, grazie. Puoi andare, continuiamo noi. Che schifo. Vabbè, Mino, poi si passò da Verona a Salerno. Cioè, Brindisi, Verona, Salerno. Giocavo in Serie A a Chievo, sono stato a Salerno a salvarmi l'ultima giornata. E come si affronta questo step, esatto, dalla Serie A, no? A salvarsi all'ultima giornata, diventa poi la necessità di rimettersi un attimo in gioco, di ritrovare. No, io stavo giocando, poi è arrivato un altro allenatore, non mi vedeva più per la Serie A, e quando ti dicono o va via, non giochi più, avevo altre soluzioni. Poi ho scelto Salerno perché c'era due ex miei compagni che giocavano insieme a Chievo. E poi sai, vai a Salerno, una piazza importante. Chi erano? C'era Mitaro e Ganci. Poi c'era Mitaro, Maurizio. Sì, poi c'era Di Napoli, c'era Fino, Papa, c'era Soligo, c'erano altri un po' di giocatori che giocavano insieme. Re Artù. Brini e Cattori, sì, come allenatori, cioè avevamo squadra nuova, Crisis, Fusco, tanti giocatori forti che hanno fatto la Serie A. Ci siamo salvati un po' tutti là per salvarci un po', cioè per fare un campionato importante, ma alla fine poi ci siamo salvati le ultime 2 giornate, se non sbaglio, che poi è successo il casino del calcio scommesse, il Bari e tutte le altre cose. Infatti dopo Salerno io sono andato a Bari. Quindi sei avvicinato il botto, sì. E lì che squadra c'era voi quell'anno di Bari? Noi davanti eravamo io, Ghezzal, Ciccio Caputo, Gano e Bell'uomo, pochi c'era più, c'erano altri giocatori. Bell'uomo la corte. E non avevamo una grande squadra. No, pensa che quell'anno siamo meno 12. Siamo arrivati a fare le prime 5 partite. Il meno 12 l'avevamo già tolto, perché le prime 5 partite abbiamo vinto tutte 5. Mamma mia. Beh, con quella squadra lì non c'era nessuno. Non c'era nessuno, ragazzi, al campo. Forse un puntone. Poi si è cominciato a riempire. Noi abbiamo fatto 61 punti, più 12 che avevamo battuto, sono 73, andavamo dritti dritti in Serie A. Però non siamo andati neanche a fare i playoff, perché era 62, erano i playoff.
Mamma mia. Madonna, è mio, quanto, che poi gioca ancora, però immagino già dal tempo, poi secondo me la testa l'ha un po'... Nicola Bellomo, quanto è forte? Nicola è forte. Nicola è forte, però fortissimo. Secondo me Nicola ha qualità fondamentali, però si, diciamo, un po' sa di essere forte, quindi a volte si lascia andare. Ha avuto un po' meno di quello che lui con potenziale che ha può avere, perché lui ha bisogno proprio di una piazza dove vive per lui, no? Una squadra che gira intorno a lui. Okay. Calcola che davanti giocavamo io Galano, lui e Caputo, quindi Gezzato. Ma è stato l'anno prima del fallimento? Che poi l'anno dopo. Okay. Comunque pure Bari è una piazza veramente tosta proprio. Ragazzi, guardate che io ho fatto tutte le piazze più grosse che ci possono essere in giro, ovviamente tolto Roma, Milan, Inter. Sì, quelle più... Roma, sponda Lazio, no? Se parla... Piazze importanti, parli Roma, sponda Lazio. Da, basta! Ti sei divertito, sì. Scusami, non va... Niente, il villano che vedi in maglia Verona è laziale, quindi trova sempre l'occasione per infangare i cugini, diciamo. Sì, queste punzecchiature da bambino stupido. Lo bacchiotti, no, parla bene la Lazio, perché sono gemellate, no? Ecco perché... Esatto. Mi sembra anche stessi ideali, mi sa, però vabbè. Non i miei. Tra l'altro portai il signorino a vedere un Verona Lazio a Bentegodi. Siamo andati insieme. Signorino, esatto. 0-3. Sì. Vero. Bella roba. Ecco, Mino, dal punto di vista, diciamo, dell'ambientamento, visto che Verona è una città calda, no, nel senso dal punto di vista calcistico, hai avuto difficoltà, nel senso che tu dal sud, sai, Verona, la tifoseria, la curva è un po' particolare, no? Tu non hai avuto problemi. Sono tutte frasi fatte, non è vero. Ah, ok. Dovete capire una cosa, che i calciatori in qualsiasi squadra dove vanno, in qualsiasi città che vanno, bianchi, gialli, verdi, rossi, quelli di qualsiasi etnia, qualsiasi cosa, li trattano col tappeto rosso, quindi non è vero. Ok. E ti trattano, ma poi ci sono i scemi che fanno i razzisti, e quindi non è giusto che lo facciano, ma sono una frangia veramente molto poca. Quelli sono è diverso. Però non ti voglio contraddire, per l'amor di Dio, sai, però cioè, senso, io mi ricordo Mandorlini che cantava al ritiro Ti amo Terrone, la canzone un po' scherzosa, diciamo, su noi meridionali. Sì, ma sono a volte frasi che ti portano ad assecondare, no? Perché quando poi entri in un ambiente, no, e ti devi far volere bene, quando lì non mi permetto, però cioè, sinceramente se l'ha detto realmente è stato un ma perché Fabrizio è un po' sensibile su queste cose, un po' pianto. è stato leggero e ha fatto una grossa stupidaccia, perché poi ha chiesto scusa. Quello potrebbe effettivamente essere un problema. Non viviamo di luoghi comuni noi, no, assolutamente no. Esatto, assolutamente. Io c'ho in mente, ve l'avevo detto prima, devo fare la domanda. Quegli anni lì a Cittadella, quella coppia d'attacco Junco Ardemagni, fantastica, ma Bomber Ardemagni per me è stato sempre un pupillo, cioè raga, era forte. Tu dici a tutti che sono pupilli, sai perché è stato forte lui? Perché c'eri tu. Tu a fianco. Porco cane, è vero, le hai fatto tutto. Ma vero, sai, che tutti quelli che hanno giocato di fianco a me hanno fatto i miliardi. Sì, mortacci loro. Quell'anno avete fatto 40 gol in detto, due, no? No, detto questo, ragazzi, Ardemagni era forte, ma là c'era una squadra che avevano dato 0-0. Cioè Ardemagni veniva dalla Triestina, settore giovanile Milan, sì, e non la strusciava neanche se gli mettevi la palla davanti alla porta. Zero gol in 5 anni che giocava, male, aveva fatto veramente male. Quindi però ha trovato un ambiente
un ambiente veramente favoloso, una famiglia, e ci ha fatto crescere, perché abbiamo fatto un anno spaventoso, ma non eravamo soltanto io e Ardemagni, perché Ardemagni ha fatto 26 gol, se non sbaglio 24, una cosa del genere. Io ne feci 14, 13, poi mi sono rotto il braccio e sono stato fermo 3 mesi, sono stato fuori. Poi nello stesso tempo poi è entrato Bellazzini al mio posto, che ha giocato anche a Lecce, e aveva fatto 10 partite, aveva fatto 10 gol. Pettinari che, comunque... che stagione che sta facendo? Sa che squadra? Però. Non Pettinari quello del Lecce? O quello dell'Empoli? Che gli stai dicendo tu? No, Pettinari un altro, quello è andato all'Atalanta, e poi ha smesso perché aveva un problema al cuore, quindi ha smesso. Addirittura, no. Sì. Ma allora, scusa, è il parente di quello che adesso sta a Lecce? No. Ah, ok. È toscano lui. Ok. E avevano veramente una grandissima squadra sotto ogni punto di vista, era una famiglia, cioè noi, figurati, una figata allucinante, eravamo a casa, potevamo fare qualsiasi cosa. Noi siamo andati a Lecce, in casa avevano perso 5-0 in casa, da noi siamo andati a Lecce e avevano preso 6 pappine dopo 4 mesi. Chissà che soddisfazione. Lo stai dicendo con molta soddisfazione. Questa risattiva fin troppa. Quanto ti è bellissimo quel sorriso sognone. Quanti me l'hanno detti? È bello, è stato professionale, poi 6 pappine per una casa loro. Mi aspettavo un talucuro, no, però non l'ha detto. No, pensato. Poi di questi giorni dire 6 pappini è Io ti stavo aspettando. Andiamo in mezzo l'11 maggio 2001, esaudisco. Io stavo aspettando. Ma Mino, dato che c'è ancora il ritorno. Appunto, bravo. Altre 6 ce ne posso stare. Ma visto che hai parlato quindi di qualche compagno di squadra, se ti dovessimo chiedere una top 11 di quelli con cui hai giocato. Non si offende nessuno, non glielo diciamo. Tanto non ci offende nessuno, ragazzi. Esatto. Soprattutto. No. Allora, in porta metto Pegolo. Amico di Fabrizio, Allora, Pegolo è amico di Fabrizio perché lui sostiene che Pegolo abbia fatto una partita buona contro il Milan. In realtà sfatiamo perché Pegolo è un grande portiere. Ne ha fatte 2, andata e ritorno. Pensa che Pegolo, prima che si rompesse il ginocchio nel giro nazionale, era l'erede di Buffon, quindi vabbè. È rotto tutto e poverino ha avuto problemi e poi ha fatto quello che ha fatto fino adesso, insomma, una grande carriera, però poteva veramente ambire a squadre importanti. Poi metto a destra, allora vediamo chi metto a destra, vabbè, Mattia Cassani. Vabbè. Poi centrale di difesa metto Ogbonna. Angelino. Angelone. Giulio, non fai domande, Giulio, non dire niente. Non dobbiamo fare. Pratali, Ogbonna, Pratali e Ciccio. Opesoli. Vediamo. A sinistra metto Dossena. Vabbè. direi che ci sta. Direi che. Mamma mia, comunque. A centrocampo metto Italiano davanti alla difesa. Mister. Vincenzone. La difesa. Ma Mino, poi ce lo puoi dare il numero di Italiano? Facciamo intervista. Ma vuoi smettere di chiedere numeri mai alla gente? Mino, lascialo perdere. Sei scemo. Vabbè, tu da qui poi parli di Italiano, va bene. No, perché ti conosco, tu contatterai Italiano per chiedere la maglietta dello Spezia. Vabbè, dopo. Esatto. A parte che ce l'ho, però va bene. Poi dopo, Parente. Parente dell'Ancona, quello che stava ad Ancona. No, Guarente, quello che stava. Guarente, oddio. Tiberio. Che istituzione. Centrocampisti ce ne sono a quantità. C'è Guarente, c'è Berami, c'è Sandro Mazzola, che gioca Sandro Mazzola. Ce ne sono tanti, c'è Daniele Devezze. Mamma mia. Devezze fino a 2 anni fa giocava in promozione. Allora, bravo. Italiano, Devezze e Berami. Un bel centrocampo. Poi metto Adailto dietro le punte. Rolando Bianchi davanti. Buona Rolandini. Che ricordo.
Mi hai sbloccato un ricordo, veramente. No, non ho sentito l'ultimo. È felice, Vago. Rolando Bianchi. Ah, è Vago. Lo stai seguendo adesso? Sì, a Catanzaro. Che stagione. Vabbè, no, non mi sono messo neanche io dentro, eh? Sarebbe stato facile. No. Ma tu Bianchi ce l'avevi come compagno a Torino? Veramente tanti, no? A Torino c'era Paolo Zanetti, no? C'erano giocatori devastanti. Poi, ovviamente Garofalo a sinistra. Mamma mia. C'erano giocatori, no. C'era Rubinho in porta. Mamma, Rubinho, meraviglioso! Rubinho. La Gabbionetta. Gabbionetta, non ho messo Ardemagni. Già, Ciccio Caputo. Non te l'ho perdonato che non hai messo Ardemagni, te lo dico. Igli Vannucci. Dove hai giocato con Vannucci? A Salerno? Salerno, no? Non ho messo di Napoli, non ho messo di Ciccio, non ho messo Ceramitaro, non ho messo tanti Bogdani. E Marcolini, non ho messo tanti, ho giocato veramente gente forte. Ne sono passati veramente. Ecco, Bogdani è un altro che è attaccante, però contro il Milan mi ricordo che proprio si caricava a mille, diventava Super Saiyan, Bonerion. Ma quanti ne ha fatti il Bonerion? Dino Fava l'abbiamo intervistato, Mino. Mamma. Un ragazzo, a parte che un giocatore fortissimo, non c'è bisogno di scrivere. Sta giocando eccezionale. Sì, ma poi anche simpatico, quindi ci siamo trovati benissimo. Bravo ragazzi. Sì. Anche perché ho giocato bene, perché pure c'era davanti mettere anche Litteri, mettere a tre giochi. C'è Litteri che ha un treno. E Mino, è allenatore? Mister? Devo fare io, non si offende nessuno. Intanto, nel frattempo, io mando il gol di Mino del 2-2, 25esimo del secondo tempo col Bologna. Così, perché devi farci questo? Così vi voglio sbloccare questo ricordo. Manninger per terra, proprio allenatore. Quindi, non ho sentito se l'hai detto. No, ancora non l'ho detto. No, perché ci sono tanti allenatori che ho avuto. Che veramente hanno fatto bene, mi hanno fatto crescere, ma tanti li avrei ammazzati. è sempre così. Vabbè, dici, ma tu prima dici quelli buoni, quelli cattivi lasciali perdere. Metto Ficcadenti, metto Oyakini. Ti sei in Giappone adesso? Ho avuto allenatori favolosi, che ho avuto Mister Ventura, ho avuto e Foscarini che abbiamo fatto benissimo con lui, ho avuto Venturato che è un genio, ho avuto tanti allenatori, quindi Michele Serena, ho avuto Agustinetti. Michele Serena, piccola parentesi, era un giocatore molto forte, solo che si è sbriciolato i legamenti 3-4 volte praticamente. Però quello era un terzino con il contro per il 4-3-3 metto Iachini. No, scusami, no, ma se volevo chiedere prima, ma Ficcadenti è in Giappone, no? Ficcadenti è in Giappone, sì. Sta allenando in Giappone. Oddio. Lui è sempre stato un buonissimo allenatore, non ricordo a Cesena. Sì, molto concreto, molto concreto. Ha cambiato vita completamente. Ma non ho capito, sta allenando in Giappone o il Giappone? Giappone. Nicola, New Team, quella di Olli e Benji, quella là. Esatto. Guarda, grande squadra. Mino, noi ti ringraziamo e ti salutiamo. Sei stato gentilissimo. È stato ancora, un onore. Ragazzi, quando volete, una chiacchierata. Va bene. Ma pure un calciotto, qua, in Emilia Romagna. Esatto. Ti salutiamo con l'esultanza contro il Bologna, quella con il culo di fuori, meraviglioso. Siamo veramente in un momento meraviglioso. No, scusa, a sto punto, Mino, visto che maglia non me ne puoi dare, ma se vengo un'oretta di lezione la facciamo di tecnica. Ma almeno quella.
troviamo un altro 6 e facciamo la partita, ma magari, chiama l'Itteri, Bell'Uomo, fatti una squadra che veniamo, dai. No, adesso no, loro hanno la puzza sotto il naso, cioè in Serie A adesso non calcono, capito? Ciao Mino, grazie mille. Ciao Mino, grazie mille, è un onore. Grazie. Ragazzi, allora, ha fatto proprio Mino Iuco. Che ricordi, mamma mia, ragazzi. A parte che li chiamo fuori certi nomi. Sì, però Giulio, tu devi metterle quando si parla di mutanti, quelli di fuori, tu ti ingrifi un po'. Un attimo prima di cominciare, perché Giulio voleva fare un appello, finito l'ospite. Sì. E grazie per avermi dato questo spazio. Io voglio... se qualcuno... Non so neanche come dirlo. Se qualcuno che ci sta seguendo avesse per caso in mente una mia dichiarazione in cui io ho detto che mi sarei tatuato delle iniziali su delle mie parti del corpo. Diamo la reclam. Non ero io, cioè non l'ho dichiarato. Quali prove abbiamo? Ma quante volte nella vita hai detto questa frase? Non ero io, non sono stato io. E se ero io, ero ubriaco. Sì, esatto. È sempre lo stesso discorso. Allora, tante volte. Prima di passare alle rubriche, perché ho sentito che qualcuno ha visto una partita o qualcun altro oggi è sono già stufo. Ringrazio Peppons 91 e Ritigna 838 che hanno iniziato a seguirci. Esatto, grazie Ritigna. Io non Peppons no, Ritigna sì, perché grazie Ritigna. Vedi. Cioè Ritigna sì e Peppone no. Scusa Peppons. Allora io per par condicio saluto Peppons e Ritigna non la saluto. Allora, chiedo scusa a Peppons, ma mi è venuto di dire Ritigna perché allora ci fosse il dubbio, io non tato nulla e soprattutto il dubbio adesso quindi Peppone no, Rita sì, però tu non ti fai il tatuaggio sul testicolo, benissimo. No, ma non ha specificato. Io comunque mi dissocio da tutto quello che dice quell'imbecille lì in scuro. Ragazzi, mi dissocio, voi dovete capire che veramente... Però bisogna assumersi le responsabilità di quello questo che è vero. Dice. Esatto. 31 anni, Io direi, visto che ce l'abbiamo tutte le rubriche oggi, di andare dalla meno importante alla più importante, quindi facciamo operazione stalking, il cravattino, e ve lo dicono loro che dobbiamo chiudere perché poi c'è la giornata del fantacalcio. Quindi direi operazione stalking. O vogliamo fare prima il cravattino? Dimmi tu. Facciamo prima il cravattino, dai. Allora, facciamo prima il cravattino. E innanzitutto sigla e torniamo alle sigle quelle serie, quello importante. Oh. Perché ci siamo montati la testa. Fermi con la sigla. Il link te l'ho mandato su Facebook intanto. Bro, non mi è arrivato niente, mi dispiace. Sì, ragazzi, ma è una pagliacciata. Abbiamo un'altra organizzazione. Io chiedo scusa a Peppone perché ci sta seguendo. Salutalo, ragazzi. Finalmente. Scusa, Paola, però questa è la sigla, scusa. Fa entrare nel ritmo. Allora, innanzitutto vai su Messenger nel privato, te l'ho mandato in privato su Messenger. In privato mi è arrivata una tua foto sconcia, ma sono io, non è quella. Sono io Lula. Se si vedono le palle. Quello sono io. Ho fatto la foto dal passato. Ma cos'è? Vedo l'ormone impazzito. quello parla con ritmo. Tu mi dai 20 o non lo so. Cosa? Ho capito. Fabrizio, ti rendi conto che questo cioè il cravattino è la pagliacciata minore di questa di quello che stai facendo? Esatto. Ma usane uno per strozzarti almeno. No. Allora, innanzitutto, che partita hai visto, Nico? Allora, io ho visto la partita Milan-Benevento. Però è accaduto un qualcosa di strano perché in realtà non ho visto reazioni, cioè non ho visto i gol. Oddio, ho visto i giocatori del Benevento che si abbracciavano, però non so se a fine partita o durante. Aspetto il gol di Caldirola da centrocampo. No, non so il risultato, non conosco il risultato, però ho visto
l'arbitro estrarre quattro volte un cartellino giallo ed ammonire Teo Hernandez, Çalhanoğlu, Selemakers e Rebic, che a quanto pare sono diffidati. Fabrizio, contro chi giocheremo la partita successiva? Ma secondo me non ci presentiamo nemmeno a Torino. No, ma è stranissimo, stranissimo. No, ma poi tra l'altro ne hai detti quattro, che porca miseria, mi vengono i sudori freddi a pensare che verranno infatti, da noi. Infatti, in realtà, infatti, perderli forse ci guadagneremo qualcosa. Okay. Numero 10 turco. Sta ingranando. Ne parliamo dopo. Quindi il risultato non l'abbiamo visto. No, non l'ho visto il risultato. Cioè, quindi hai sprecato due minuti per le tue pagliacciate. Scusa, strano, sei veramente un imbecille, no? Adesso ci devi dare il risultato. Ne riparleremo, no? Perché poi la gente deve sapere che poi nel gruppo scrivi non sbaglio mai. No, esatto. Perché io continuo a non sbagliare. Ma che esponi. Ma cosa cazzo dici? Che hai sbagliato il pronostico l'altra volta? Hai detto che sei veramente vergognoso. Guarda, ho sbagliato la Juve. La Juve l'ho beccata. C'ha ragione Nicola qua, eh. La Juve non ha sbagliato perché lui dice l'Atalanta ha sbagliato. Con l'Atalanta ci aveva detto che vinceva. Ma ha detto 3-1, ha detto 2-1 per la Juve. Ma c'è un problema che mi sa che Non ha giocato Ronaldo, non ha giocato Danilo. Io li avevo visti realizzare il gol. Ecco, esatto. Sei un prezzolato e quel tedesco là, veramente, guarda, facciamo la rubrica per avere un risultato. Se tu non ce lo dai... 4-1, 4-1, Milan Benevento, 4-1. Ibrahimovic! Krunic! E per il Benevento Pippo Inzaghi. Felici. Era ora. È che cosa? Siamo pronti per l'altra? Vai con la sigla, compà. Allora, innanzitutto sigla. Non so perché ricordavo il ta-ta-ta-ta iniziale, no? Quelle appena dicono loro. Già. E poi sento un po'. Vabbè, molto velocemente, siccome sono un uomo giusto, questa segnalazione in realtà me l'ha fatta Leonardo Semiao Granato. Ah beh, allora. Io ho dovuto verificarla, perché purtroppo Leonardo è un bravissimo ragazzo, ma ha dei problemi. Chiunque sia brasiliano per lui è forte, quindi vabbè, l'ho dovuto verificare. Comunque, il talento di oggi è Guilherme Azevedo del Grêmio ed è un'ala destra mancina, quindi di quelle moderne che non piacciono al papà di Nicola. È un'ala destra, va detto, è giusto così. Non piace a nessuno. Classica ala destra che rientra giocatori di quelli anche che piacciono a Giulio, giocatori, il tecnico veloce dalla destra 2002. Questo è il giocatore di operazione tatuato con l'orecchino. Questi giocatori piacciono a Giulio, insomma, dai. Allora, in realtà anche qui devo smentire il Manona, perché in realtà non è Azevedo, ma è Pinga, un filmato di 15 anni fa. Non è Pinga ce l'aveva i 30. Ma Pinga ce l'aveva i 30, non è vero. Ragazzi, comunque è uguale. Pinga ha una bella, un bel gioco. Infatti ho dovuto vedere due partite, poi ho detto Leonardo, ok, è vero, avevi ragione. Poi ci sono sempre litigate tra noi due, perché lui, ma tu devi vederti quello della Fluminense B. No, Leo, non ce la faccio, ti voglio bene, ma non ce la faccio. Comunque, questo ho confermato il talento di oggi, Guilherme Azevedo. Mi ricorda Douglas Costa. sai che te lo stavo per dire. Il buon Guilherme, quante partite gioca l'anno? Se riesce a giocarne più di 10, allora non c'entra un cazzo, non c'entra niente. Mi dissocio in ogni caso, mi dissocio con... Tra l'altro torna, no? Sembra che non... Ma forse lo vuole proprio il Grêmio, tra l'altro. Ma speriamo. No, è saltato. Ufficiale? Dovrebbe tornare alla Juve. Comunque qualcosa, se avesse anche qualcosa, un fisico accettabile. Io sono stufo. Invece De Sciglio forse lo scrolliamo, forse il Lione se lo prende, pensa a te. Sì. Avercene. Il Lione Mattia, che non molto bene, molto bene. Beh, ma in Francia ci sta. Sì. Raga, ma De Sciglio, a parte gli scherzi, De Sciglio
non è un giocatore scemo, no, cioè, nel senso, giocatore tecnico, hanno tutti lo stesso problema, non più di 10 partite, altrimenti mamma mia. Quando vengono a Torino, Daniele, perché se ho visto bene quest'anno ne avesse saltata una con Lione, guarda, lo fanno giocare anche io ti l'ho detto che non c'era un problema tra ragazzi, però io qua aprirei quasi una, ma non è che la preparazione atletica in Italia è un po', perché non fa cagare, fa cagare, sono parecchi giocatori, sono parecchi giocatori che a me viene un sospetto che sia più veramente, guardate, può sembrare assurdo ma sia proprio una questione mentale. Andiamo a dare il giro. Pronto? Bene. Sì. Ok, ok. Ah, ok, 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 scusate. No, questa è la mia suoneria, scusate, scusate. No. Comunque, ragazzi. Raccapricciante. Sei veramente. Ma che è questa roba? L'inno del Lione, cos'è? Del Lione. Questa roba. Perché del Lione? No, Man United, ma figurati, è l'inno del Manchester, esatto. mi sembrava, avevo percepito. Avevi una familiarità, sì, infatti. No, io dicevo che secondo me è più una questione. Basta, basta, mamma mia. È più una questione mentale, secondo me, ragazzi. Cioè, nel senso, lui adesso lì è tranquillo, nel senso che non ha, in Francia non ci sono le pressioni che ci sono in Italia, e il fisico reagisce anche in una maniera differente. Può sembrare assurdo, ma potrebbe veramente essere così, perché poi comunque De Sciglio veniva già da anni al Milan, dove ne aveva saltate tante. Esatto. Quindi... Non lo so. Vero, vero. Come stiamo col tempo? Quindi dai, direi di fare, ve lo dicono loro. Sì. Direi... Dai, passiamo anche all'altra sfavillante rubrica, con l'altra meravigliosa. E il momento. Ve lo dicono loro! Fabrizio e Daniele! Io... Posso dire complimenti, no, vabbè, perché ragazzi, veramente è di pregevole fattura. Allora, questa è stata la prima grande sigla di questo programma. Poi, poi il resto poi è tutto in divenire. Esatto, è proprio quello che fa la differenza. Mi ricordava Demo, il grande Demo. Tra l'altro, Rita scrive in chat. Vabbè, Io non la vedo la chat, perché? Ma chissà perché la vede lui. Chissà come mai, chissà come mai. Non si vede nel riquadro quell'imbecille, perché praticamente inquadra la libreria. Qua, sto bastardo, guarda, è un bastardo. È un bastardo. Yeah. È vero, è vero, bah. È vero, ha commentato. No, non vedo. Però siccome non si capisce, Pons, nessuno gli risponde, sta Cristiano. Abbiamo un commentatore che è veramente un bastardo, guarda. Non vedo la chat, non so perché. E devi metterla a schermo piccolo. Vabbè, comunque, era solo per dire che sono disparità di genere. Benone. Allora, oggi venerdì, quindi domani comincia l'ennesima giornata di Serie A, e quindi l'ennesima bestemmia per il fantacalcio. Questa settimana proverò a non farvi bestemmiare mettendo in porta, quindi consigliandovi, i signori Silvestri e Dragoschi, molto simpatici. Il buon Dragoschi è fuori casa con il Bologna-Fiorentina, mentre il Verona dovrebbe, e dico dovrebbe, avere una partita forse agevole con lo Spezia in casa. Ma dovrebbe, ce l'ha lo Spezia, tanto... ma il Verona non è che stia andando così bene, quindi ultimamente, quindi... No, ma lo Spezia fa una partita all'anno, se già... ma non è vero se questa storia di bastoni la dovresti smettere. Si è giocato il gioco. Al solito, basta con questa cosa. Per quanto riguarda la difesa, lancio l'ennesima sfida al ciarlatano là in alto, quello che non si vede la faccia purtroppo nel riquadro, che non si sa perché, perché è un imbecille. Che fastidio, guarda, io comunque consiglierei ancora una volta il terzino più in forma del campionato, Juan Guillerme, e consiglio nella sfida contro Desiati il buon Teo Hernandez, che secondo me è pronto e lo rilancio al fantacalcio. Sì. Beh, ma anche perché poi comunque è una partita dove secondo me Teo... Esatto. Se hai le palle, schieralo, stronzo, anziché sconsigliare bastone, dipende, in difesa, imbecille. Dipende da... tu consigli di andare al supplemento, vuol dire non è che... Il cross del 3-0, del terzo gol di Ibra e di Teo Hernandez. Vedi? Il cravattino non sbaglia.
a centrocampo. Se la signora Cola lo lascia libero, ha fatto il programma su MTV, l'ha fatto della casa. Esatto. Adesso è in grana. La signora Cola a centrocampo. Anziché sconsigliare quelli che sconsigli tu, bastardo, ho consigliato due buoni centrocampisti, ma che non giocano in squadre folli. Consiglio il buon Castrovilli nella partita, sempre che ho detto prima in precedenza, Bologna-Fiorentina. Mentre addirittura sconsiglio il buon Juricic in Sassuolo-Atalanta. Non sarà facile, ma io lo lancio il ragazzo. Tornerà, tornerà al bonus. Di personalità. Sì, di personalità. Bravo, bro. Bravo, bro. Ma tra l'altro hai grossa fiducia nella Fiorentina, mi pare di aver capito. Sì, quindi se vi dovete giocare la schedina, tu lo sai che ne prende tre. No, sì. Ho sfiducia del Bologna. Ho sfiducia del Bologna, esatto, è più una sfiducia del Bologna. No, è che li ho visti così bene con la Juve che questi stronzi ne giocheranno un'altra decente, no? Almeno una, quella subito dopo. Ma non quella speriamo, dopo. No, speriamo, non speriamo. In attacco invece concludo con una preghiera per il nostro Gallo Belotti, non segna da 175 partite. Torino-Parma ce la farà a sbloccarsi il nostro ragazzo? Sì, si spera di sì, magari non per Seba, non per Seba. Dagli 15 giorni, dalle 15 giorni ecco si sblocca. Qua, ecco. Abbiamo notizie di Seba? Non so, non ho notizie, io non so se fa Seba. Ai ai ai. Non ha retto, è dura. Strada del Cagliari dello Spezia, non e infine concludo consigliando un uomo molto in forma. Non vado per Muriel perché è troppo semplice, però vado per il buon Osimhen, che sembra che forse si sia sbloccato sto Madonna di giocatore, quindi sono tre partite che va in gol. Forse si è sbloccato e quindi Napoli-Cagliari, insomma. Ma ce l'hai tu Osimhen? Io no. 60 milioni Brunello. Però Osimhen magari. Frate, appena Osimhen imparerà a giocare bene palla al piede e non solo attaccare a profondità, ne parliamo. Speriamo. No, però 70, Daniele, però Mirko, 70 tanti. Hai ragione. Però insomma, vediamo. Però un bel giocatore, Sì. Prospettive. Allora, Osso, rapidamente, quanto abbiamo ancora? Vabbè, abbiamo 3 minuti e mezzo, bastardo. Vabbè, vogliamo. Allora, rapidamente. In porta, non sapevo cosa sconsigliare, volevo evitare di nominare quello lì che c'ha la mamma un po'. E basta, Madonna, Donnarumma ogni volta. No, un po' infedele. Basta. E allora non so cosa fare. Dico, sto zitto. Dico, vabbè, anziché lasciare lo slot vuoto, metto lui. Quindi vi sconsiglio, mister Donnarumma. Madonna, alla testa, altrove. E contro la corazzata Benevento, certo. Si piglia 4, se non sta al 100% se ne prende 3-4. Certo. Credo che quest'anno il Benevento, la squadra contro cui ha fatto il maggior numero di punti, sia la Juve. Esatto, no, è sicuro, sì. Sì. In difesa, ormai onnipresente nella mia top list, il buon Simone Bastoni, pesti lo colga, perché la mia è una sfida più che altro. Perché sto aspettando che lui faccia un gol per smentirmi, però mi fa sempre vincere questa rubrica, perché in realtà poi, grazie a lui, io vado in positivo, perché com'è, com'è la 4 e mezzo fisso, 4 e mezzo fisso, Simone Bastoni. Cioè, i piedi... Ma sto difficile... Guarda, quanto è Milan, fai gol all'angolino alto. Ma tanta... Ragazzi, su Cristo sono bastardo, sconsigliante la volta un Koulibaly, un Manolas, un De Ligt. No, sempre Simone Bastoni. Allora, centrocampo io sconsiglio... ecco qua. Ah, ok, il Cialda Croccante. Ci hai pensato? Sì, compagno di merende di Donnarumma, compagno di merende, vado insieme a Pane e Irriconoscenza. Sei imbecille. Sì. Perché me l'aspetto già bello tosto contro i Temai. Temai se lo sbrucerà 57 volte il cretino perché dorme. Abbiamo un minuto e dobbiamo chiudere, ti prego. Ti prego, sorprendimi. E in attacco io sconsiglio, ma per essere il buon Raspadori, di nome di fatto, perché ormai anche lui, ormai i buon se li è giocati dopo la doppietta di settimana scorsa,
per concludere qua con l'esperienza della Spadolese, cioè la fantacalcio, bellissimo, svincolatelo. Che De Zerbi sei veramente un imbecille, un po' smaliziato, diventa forte. Esatto. Sai che si fa troppe raspadori. Sei veramente un cretino, guarda, un cretino. Abbiamo 20 secondi, intanto il capo presentatore se n'è andato. Io non so più. Sta messaggiando con alla deriva, una trasmissione alla deriva. Cioè, è anarchia, esatto, bravo. È anarchia pura. Ragazzi, partiamo con i saluti perché siamo veramente agli sgoccioli. Io saluto subito Jerry, parto subito con Jerry e Simone Bastoni, perché quello è un bastardo, ma ti rifarai, Simone, ti rifarai. Lo voglio in trasmissione. Ma io lo voglio in trasmissione. Dobbiamo chiudere. Ciao!